Siamo con Rossano Lomele di Perturbazione in gara a Sanremo quest'anno 2014 con L'Unica. Allora, il pezzo più contemporaneo di tutto il festival, che vanta di essere contemporaneo, invece l'unica cosa veramente di ora è la vostra. Penso che ci sia anche abbastanza contemporaneità, anche se tra virgolette un po' più vintage forse, nel pezzo di Raphael con i Bloody Beatles, anche se è un pezzo diciamo espressamente soul gospel. Un po' è vero, nel senso che c'è l'unica rispetto agli altri brani è meno sanremese, è un po' più upbeat, è un po' più elettronico e credo fondamentalmente che la vera ragione per cui stia funzionando è il fatto che ha grande grip, per usare un termine ciclistico, dal punto di vista narrativo, nel senso che comunque questa idea del romanzo di formazione maschile attraverso il racconto delle esperienze reali e immaginate è quel ritornello molto forte dal nostro punto di vista battistiano. Vedo che, così come diciamo nel testo, siamo io già dalla voglia di ricordarti a memoria, vedo che molti lo stanno già ricordando a memoria. Assolutamente sì, è vero. E in un festival in cui comunque sì, appunto, non c'è tanta immediatezza, c'è dei bei pezzi ma non c'è immediatezza, questo effettivamente è l'unica la vostra, nel senso della parola. Senti, come voi, allora, un gruppo indipendente a Sanremo, di solito tutti si cercano di sanremizzare, l'hanno fatto, cioè cercano di fare qualche cosa che sia in linea, voi avete portato semplicemente la vostra musica e siete arrivati però rispetto a tanti altri come Marlene Kunz, gli After Hours, che comunque non... Guarda, io non ti dico la verità, non voglio entrare nel merito dei singoli altri, dico solo che secondo me in generale la presenza di Subsonica, Blue Vertigo, Marlene Kunz, After Hours, Marta sui tubi, credo che abbia fatto del grande bene al festival, a loro stessi. Ovviamente. Noi facciamo quello che sappiamo fare, la nostra cosa, la nostra storia è scrivere canzoni che sono storie sotto forma di 4 minuti. Alcune vengono meglio, altre medie, altre peggio. Questa sembrerebbe essere uscita come la ciambella col buco e nel momento stesso, per come siamo fatti noi, e qui dovessimo mai metterci a fare i calcoli su cosa fare perché funziona di più, sta sicuro che la cosa che finirebbe nel peggiore dei modi. Per cui l'unica cosa che davvero ci tengo a dire, l'unica cosa che ci tengo a dire, a dispetto magari di qualcuno che potrebbe immaginare il contrario, è che l'unica è una canzone che non è nata per Sanremo, l'unica è una canzone che è nata per Musica X un anno e mezzo fa, se non due, ed è rimasta per quelle assurde ragioni della vita fra le outtakes. Quando la commissione, in particolare Fabio Fazio, ha sentito quella canzone, questo è quello che abbiamo avuto noi come feedback, lui in primis è impazzito per quel brano e quindi in qualche modo si è rigenerato e ha avuto una vita sua propria parallela, indipendentemente da qualsiasi forma di ipotesi o congettura noi potessimo fare, ovvero. Senti, tra le varie cose che avete fatto c'è una cover di Ivan Graziani, Firenze. Tra l'altro Ivan Graziani in qualche modo ha anche rappresentato tramite suo figlio, esatto, a questo festival. E se posso dico anche una cosa, che non c'è nessuna canzone di Ivan Graziani presente nella serata di omaggio alla musica italiana. Questo un po' mi spiace, però un po' bisogna anche dire che le sue canzoni sono molto belle, ma sono anche delle brutte bestie, perché sono molto complicate. Può cantare solo lui, quindi non è semplice. Però sì, noi amiamo tantissimo Firenze, ma nel dire questo... dico anche che quella canzone su Firenze, abbiamo scoperto nel risuonarla, che è una canzone che gode di un amore da parte degli italiani pazzesco, ha qualcosa di super, di forte che arriva, perché è una bella storia con una bellissima linea melodica. Devo dire che quando abbiamo pensato di rifarla per la Città Vista dal Basso, il nostro progetto dedicato alle
città italiane, le canzoni delle città italiane, non avremmo mai immaginato che potesse scaturire tutto quel feedback positivo da quella reinterpretazione di quella canzone in particolare piuttosto che di altre. Senti, qual è un ricordo di un concerto, di qualche cosa di Firenze a cui... In particolare devo dirti che forse in assoluto per emozione il ricordo principale è quello del nostro primo alla Fortezza, in centro a Firenze, perché coincideva anche col primo concerto in città successivo alla pubblicazione di Circolo, che è il nostro disco un po' della svolta, che era pubblicato da Fabio Group Santeria, un'etichetta di Firenze, per cui è stata una specie di doppia partita in casa, nel senso che si andava a presentare quel disco con loro, che erano stati al contempo gli unici a crederci veramente, e quindi ci sentivamo tra virgolette protetti, e tutte le volte che abbiamo suonato lì alla Fortezza in particolare, sempre naturalmente in occasioni estive, è sempre stato qualcosa di speciale, intanto perché la cornice è semplicemente meravigliosa e poi perché veramente il pubblico, lo ricordiamo sempre molto ben disposto, ed è anche inevitabile dover riconoscere il fatto che senza quella città e senza quelle persone che abitano in quella città e che hanno divulgato quel disco, sicuramente tutta questa storia non sarebbe arrivata dove è arrivata. Quindi c'è un grandissimo merito, noi avremo sempre un grande rispetto e affetto per le persone che ci hanno nutrito. Senti, ti faccio un in bocca al lupo, se mi fai un saluto per full la redazione di questo giornale Firenze Urban Lifestyle. Allora, intanto crepi il lupo e poi un super saluto da Iperturbazione a tutta la redazione di full, e speriamo che l'unica rimanga tale non soltanto per il suo titolo, ma anche perché possa farsi valere in gara in questo Sanremo 2014. Grazie mille, ciao.